Allora io volevo iniziare intanto ringraziando tutti, evidentemente abbiamo preso una stanza piccola rispetto a quello che noi stessi immaginavamo, però forse anche il metro di come vogliamo procedere, per passi concreti e per cose, con i passi giusti, con il senso delle cose. Intanto un ringraziamento a tutti quanti gli intervenuti e quindi io il primo applauso lo faccio a voi che oggi siete la vostra presenza è sempre una carica di entusiasmo importante. Io faccio un ringraziamento a tutti gli iniziati che sono arrivati, la stanza non ci contiene, ne stanno continuando ad arrivare. Io faccio un ringraziamento anche a tutte le persone non di Nizza che sono qua e che sono venute ad ascoltarci in questo meccanismo che ci sta sempre più coinvolgendo, anche chi è di altri comuni vicini. Voglio ringraziare l'onorevole Genovese, l'onorevole Rinaldi, Nino Bartolotta che sono qua a mischiare del pubblico e che ci hanno fatto la cortesia di venire. Io l'ho detto il primo comizio di apertura in cui ho presentato la mia candidatura a sindaco, ognuno di noi ha un'idea politica, un proprio partito di appartenenza, c'è anche chi non ne ha liberamente. Io quando abbiamo fatto la lista non ho chiesto a nessuno dei candidati quale fosse l'idea, quale fosse il partito, come avessero votato alle ultime elezioni. Abbiamo fatto una squadra pensando a Nizza e abbiamo chiesto ai nostri partiti, in questo caso io ho chiesto al mio partito di stare un passo indietro, perché prima dell'appartenenza partitica, e qualcuno ha tanto sbandierato ieri in piazza, noi prima mettiamo la nostra comunità, prima mettiamo Nizza, a nessuno chiediamo di togliersi la maglia del proprio partito di dosso, però prima indossiamo quella del nostro paese, del nostro comune, perché adesso è il momento di pensare a Nizza ed è arrivato il momento di farlo adesso, non tra 5 anni. Quindi grazie. In questo senso ringrazio loro, però ringrazio anche per il modo per cui stanno tenendo un profilo di amici, non da parlamentari. Io oggi presentiamo la lista, io sono orgoglioso di questa squadra, sono veramente orgoglioso perché ci sono amici che conosco da tantissimi anni, altre persone ho conosciuto in questi mesi perché insieme abbiamo lavorato a questa esperienza. E per me è un grande onore, per me è un grande privilegio accostare il mio nome a ciascuno di loro. È veramente un grande privilegio e voglio ringraziare ciascuno di voi per la fiducia che avete dato nel rappresentare la squadra per la corsa alle amministrative. Io penso che tutte le persone che hanno scelto di candidarsi in tutte le liste sono brave persone. Tutti quanti hanno, penso, il grado di voler fare qualche cosa per il proprio comune. Non me ne voglia nessuno, penso che noi abbiamo quel grado di passione in più, quella voglia in più che altri non hanno e che noi invece siamo capaci di mettere in campo, anche perché in qualche lista nizzardi qualche cosa manca. Noi siamo orgogliosamente tutti nizzardi e vogliamo impegnarci per il nostro comune. Allora io non voglio farla per le lunghe, noi oggi presentiamo la lista, presentiamo alcuni accenni programmatici. Noi abbiamo pensato ad un programma importante. Io ho visto il programma presentato dal sindaco Di Tommaso e oggettivamente mi sono vergognato come nizzardo. Ho riletto per la quindicesima volta che ci sarà il porticciolo turistico, ho riletto del canale di Gronda, ho riletto di cose che già i nizzardi hanno conosciuto e penso che sia una grandissima faccia tosta, una grandissima faccia di vergogna ripromettere ancora cose che non è riuscito a mantenere in 30 anni di attività. Io penso che non è più il momento di disegnare cose che non sono possibili. Abbiamo detto all'inizio della campagna elettorale, noi abbiamo in mente un programma che preveda obiettivi, strumenti, tempi. Oggi rispetto a 20, 15, 30 anni fa è cambiato il meccanismo, non serve più avere un minimo di aggancio a Palermo, a Roma per avere la certezza che nel tuo paese arrivi un finanziamento, che il tuo paese stia a passo. Oggi serve avere una squadra, noi non candidiamo
lo dico a me stesso ogni volta, non candidiamo un sindaco, noi candidiamo la squadra a guidare questo comune, noi mettiamo in campo una squadra di yes man, di one man show, ne abbiamo già visti e ce ne sono state fin troppo pure, sia a Nizza, sia vicino Nizza, sia in altri contesti, non ci interessa. Tutte le scelte che abbiamo preso, le abbiamo prese queste persone insieme, guardandoci negli occhi, anche confrontandoci chiaramente, però tutte le scelte abbiamo prese insieme, e proprio per questo, perché ognuna delle persone che vede a questo tavolo, che ho difficoltà a presentare perché già conoscete, perché come dire, sono persone che già ciascuno di voi incontra ogni giorno, noi non abbiamo la necessità di farci delle elezioni, non abbiamo la necessità di essere chiamati al telefono per far parte di una squadra, non abbiamo la necessità di essere disponibili nel momento elettorale. Ciascuno di noi conosce singolarmente queste persone nella propria famiglia, nel proprio lavoro, nella propria dimensione quotidiana, e sa che non hanno nulla di più assolutamente rispetto a chi ha scelto di impegnarsi. Allora io la faccio breve perché mi sono pure troppo dilungato, però prima di lasciare la parola a ciascuno di loro, perché anche qui abbiamo scelto di un po' di coralità, voglio ringraziare personalmente e chiamarli io, Giorgio Foscolo, Alessia Colevi, Mariana Carbone, Gaetano Scarcella, Antonella Cicciorino, Bello Sarto, Stefania Rico, Domenico Mondino, Melo Ruota, Cicco, Cicco Trigullo, Cicco Basile, Cicco Trigullo, Beppo D'Amico e Carmelo Campanilla. Non so come finirà questa storia, però ci sono 15 persone che dal 9 maggio comunque sia vi troverete comunque al vostro fianco, qualsiasi sia il risultato, perché noi non stiamo facendo le elezioni. Noi non stiamo correndo per fare le elezioni. Noi stiamo correndo per cambiare questo paese e ne siamo convinti, non abbiamo avuto la necessità di aspettare un appuntamento elettorale per incontrarci, perché poi al di là di tutto ognuno di noi sta in un filo rosso che ci unisce, che è più forte di quello che sono le cattiverie dette ieri sera, alle quali qualcuno, in una lista nella quale non ci faremo trascinare, perché noi non vogliamo fare un dibattito né sulle persone né sulle cattiverie né tantomeno sulle bugie, e anzi le lasciamo agli altri queste cose. Ma noi stiamo parlando adesso di presentare le nostre persone, la nostra squadra, perché uscendo di qua questa sera ci sarà un altro cumulo di imbroglionerie dette da un'altra persona su un altro palco, un altro cumulo di imbroglionerie dette da un'altra persona su questo palco, che noi abbiamo scelto di affrontare a viso aperto, mi corregge giustamente che lo ringrazio, qui per stasera manca una persona che però voglio salutare, una dei candidati che ha un problema di famiglia, mi fermo qui, Giovanna Tirante, e voglio che l'applaudiamo perché sta facendo la sua parte, la sta facendo molto bene, e io sono molto contento della sua amicizia e della disponibilità che ci ha dato, nonostante i notevoli impegni di questo momento familiari. Io sono veramente, vorrei che veramente dessimo un applauso particolare a Giovanna stasera. Allora io non voglio dilungarmi più, non abbiamo un ordine di intervento perché non abbiamo primus, abbiamo fatto una lista a differenza di altri in ordine alfabetico, perché non abbiamo la necessità di mettere primogenitura, non abbiamo la necessità di dare visibilità a nessuno, abbiamo fatto una squadra, un team omogeneo. Voglio però, prima di lasciare la parola a tutti quanti, ringraziare Gaetano Scarcella e Antonietta Centurino per la disponibilità che hanno dato a essere i miei assessori nella giunta che... voglio ringraziare, e quindi prima parola, e poi Carmelo Campanile, col quale abbiamo condiviso l'esperienza in consiglio comunale,
penso e spero meriti un ruolo importante nella prossima amministrazione comunale, sicuramente lo avrà, e che con D'Amico, che è una persona che per il siamo un grandissimo collettivo, e quindi io, come dire, lascio la parola agli assessori prima di tutto per il ruolo che hanno. Scelta Gaetano, altrimenti se vuoi niente prima.